pomeriggio alla caserma Luigi Giannettino di Trapani si è tenuta la cerimonia di avvicendamento al comando del 6° Reggimento Bersaglieri dell'Esercito tra il colonnello Michelangelo Zenchi e il parigrado Roberto Nunziante. Alla cerimonia, presieduta dal comandante della brigata meccanizzata Aosta, generale di brigata Maurizio Taffuri, erano presenti le massime autorità militari, civili e religiose, nonché le associazioni combattentistiche e d'arma della provincia. Diversi i momenti che hanno scandito la cerimonia, a partire dallo schieramento dei reparti, gli onori ai medaglieri, ai gonfaloni e alla bandiera di guerra. Urra! A me la bandiera! Tra i momenti più significativi c'è stato quello dell'avvicendamento tra il colonnello Michelangelo Zenchi e il colonnello Roberto Nunziante, proveniente dalla scuola sottufficiali di Viterbo, che ha assunto anche il comando del raggruppamento Sicilia. Reggimento, attenti! Ufficiali, sottufficiali, graduati, bersaglieri e personale civile del 6° Reggimento, in nome del Capo dello Stato, da questo momento riconoscerete il colonnello Roberto Nunziante quale vostro comandante di reggimento. Il colonnello Zenchi lascia dopo un intenso periodo durante il quale il reggimento è stato impiegato alla guida del raggruppamento Sicilia nell'ambito dell'operazione Strade Sicure e in Bulgaria quale framework del Forward Land Force Battle Group per garantire il rafforzamento del fianco sudorientale della NATO. Solo voi siete il cuore pulsante del reggimento, siete parte attiva e protagonisti delle fortune dell'unità. Ciascuno di voi porta sulle proprie spalle il pesante fardello delle glorie e dell'onore del 6° Reggimento. Ma ogni giorno dovrete fare una scelta, in tutta onestà, se continuare a correre assumendovi questa pesante responsabilità oppure posare lo zaino, fermarsi e intraprendere altre strade. Il colonnello Zenchi, a testimonianza del suo periodo di comando tra i fanti piumati trapanesi, ha voluto donare lo stemma araldico del magnifico 6° Reggimento Bersaglieri.